Pronti per iniziare una nuova puntata di Casa Minutella, una nuova settimana che ci vedrà protagonisti come sempre il martedì e il giovedì, puntata numero 53. Mamma mia ragazzi, dobbiamo arrivare a 75 credo, 76, ma per grazia di Dio siamo puntuali, presenti e in questa prima parte non posso esimermi dal ringraziarvi davvero di cuore a nome di tutto il gruppo editoriale che rappresento in questa coproduzione targata Blog Sicilia, Video Regione. I numeri sono dalla nostra parte, ma non ho mai badato ai numeri. Chi mi conosce in 16 anni di Casa Minutella veramente non ho mai dato retta conto ai numeri, però è bello l'affetto della gente che ci scrive, il nostro cosiddetto auditel on the road, di chi ci racconta di averci visto, di chi scrive e soprattutto propone poi argomenti e tutto il resto. Grazie, grazie davvero di cuore. Allora, puntata da non perdere anche oggi, nella prima parte sarà con noi Matteo Richetti, senatore di Azione, il buon Antonio Fraschilla, autorevole penna dell'Espresso, poi altro giornalista doc, il nostro Mario Berresi, ringrazio anzitempo sia Antonio che Mario perché la loro generosità nei confronti di Casa Minutella è straordinaria, mai un no, sempre super disponibili, grazie davvero di cuore. Poi faremo due chiacchiere con Renato Costa nel fine settimana. I AstraZeneca sono andati a Aruba, siccome la gente non può fare l'aperitivo, dice aspetta che facciamo il fine settimana, ci andiamo a fare un AstraZeneca alla fiera e sembra sia andata molto bene, quindi ci faremo fare una sorta di resoconto di come è andato il fine settimana e poi vedremo gli extra liscio e poi ancora Vincenzo Mollica e tanto altro in questa puntata che arriva dopo la sigla, sigla sia. Buonasera a tutta la redazione, dal nostro editore, da Biagio Semilia, al nostro direttore, Mario Viola, a tutti coloro che stanno lavorando a questa puntata. Siamo in diretta anche su Twitch, siamo in diretta sul nostro canale YouTube. Poi, attenzione, stasera dalle 18 alle 20 anche in FM sulle frequenze di Radio Fantastica. I siciliani che ci stanno seguendo, per grazie di Dio sono sempre tanti, ricorderanno quel tipo con la motolapa, con la Vespa, insomma quella a tre ruote, che diceva quando mi cercate non mi trovate. Noi abbiamo lo slogan opposto, quando ci cercate ci trovate. Siamo praticamente distribuiti, non uso il termine spalmare perché ormai insomma l'hanno embargato, quindi distribuiti dove si può. Buon pomeriggio a Matteo Richetti, senatore di Azione. Matteo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per questo invito, buongiorno. Ci diamo del tu, Matteo, se sei d'accordo, così ci facilitiamo questa intervista. Favorevole. Grazie, evviva. Come stai? La prima domanda che ti faccio è questa. Io sto bene, oggi ci aspetta una giornata di lavori in aula al Senato, stiamo lavorando alle nostre proposte sul Recovery Plan, sul Next Generation EU, in parte le abbiamo anticipate, ad Azione non manca il fermento, poi abbiamo Carlo Calenda candidato a Roma, quindi puoi immaginare qui in sede che quanto siamo al lavoro su molti fronti, però è bello. Senti, stimolante. Via. Ma a Palermo candiderete qualcuno? Beh, come tu ben sai, in Sicilia Azione sin dai primi passi ha mosso amministratori di primissimo piano, ai quali sono anche legato da un'amicizia, da Gian Giacomo Palazzolo a Cinisi fino a Francesco Italia a Siracusa, per cui non ci manca la classe dirigente da mettere in campo. Fammi dire che la discussione su Palermo di questi giorni, il ritiro di delegazioni dalla Giunta, voler anticipare la fine di una legislatura abbastanza problematica di suo, non è un modo serio però per approcciare le prossime elezioni di Palermo. Cioè è inutile minacciare la fine quando sei sostanzialmente all'89esimo di gioco, forse è meglio terminare decorosamente la partita e attrezzare la prossima. Senti, non so da quanto tempo non vieni a Palermo, ma ti consiglio di venirti a fare un giro, così quantomeno ti fai un'idea. Buon pomeriggio ad Antonio Fraschilla dell'Espresso. Antonio, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Grazie Antonio. Buon pomeriggio a Mario Barresi della Sicilia. Mario, buon pomeriggio. Ciao, bentrovati a tutti. Barresi, ma tu non mi puoi uccidere la giornata così. Io mi aspettavo un capolavoro alle tue spalle. Tu mi allieti i pomeriggi con dei dipinti, dei mezzi busti. Oggi una tenda, che però potrebbe essere. Oggi sono in una località segreta, però l'anonima sarda non c'entra. Allora, Antonio, abbiamo una domanda. Poi cominciamo con le domande. Matteo, io ricordo sempre che non sono un giornalista, sono un conduttore, ma mi avvalgo dell'amicizia di giornalisti autorevoli come quelli che oggi abbiamo scomodato. Antonio, Vedo, parti tu. vedo, Dacci dentro, Antonio. vedo. No, volevo chiedere all'onorevole anche, insomma, il suo giudizio sul governo regionale siciliano, sul governo Musumeci, perché anche alle regioni tra poco, insomma, un anno e mezzo si andrà a votare. Già purtroppo siamo in un clima elettorale, insomma, perché ognuno pensa alla propria ricandidatura, dal governatore al presidente dell'ARSI Miccichè, e i risultati, diciamo, sono abbastanza sotto gli occhi di tutti. Però ero curioso di sapere il partito di Calenda cosa prevede per la Sicilia, insomma, anche a livello regionale, in quale campo pensa di giocare la partita, se ci sarà ancora, diciamo, un campo nel quale giocare. Questo poi vedremo. Questa è una bella domanda perché Azione giocherà sicuramente la partita. Come anticipavo nella riflessione su Palermo di prima, noi abbiamo non solo l'ambizione, io penso anche la responsabilità, siccome ci siamo presentati, abbiamo costruito un movimento con l'ambizione di dare risposte che fin qui non sono state date, sarebbe abbastanza innaturale poi non scendere in campo durante le competizioni territoriali. Il giudizio che do sulla Sicilia cerco di non costruirlo in maniera eccessivamente strumentale, nel senso che, come lei ben sa, noi ci troviamo all'opposizione di quella esperienza di governo, anche se non rappresentati direttamente nel Consiglio regionale, ma politicamente all'opposizione. E il giudizio lo dà la cronaca, anche qui senza nessuna strumentalizzazione, perché non vi rubo il mestiere, voi la fate in maniera più puntuale del sottoscritto. Ma alla ribalta nazionale la Sicilia arriva per una discreta confusione sulla gestione non solo dei dati, sui contagi, sui decessi, sui tamponi, sui dispositivi, ma anche sui flussi, cioè su come questo tipo di lavoro viene organizzato. Ci sono moltissimi anziani che stanno aspettando le vaccinazioni e poi ci sono problemi storici che si stanno aggravando. Uno riguarda ancora una volta l'aspetto sanitario. L'altro riguarda il tema dei rifiuti, su cui si sta arrivando ad un punto, non dico di non ritorno, ma nel quale non c'è più capacità di fare fronte al problema dei rifiuti in maniera autosufficiente. E lo dico anche per i cittadini siciliani: non è giusto sentirsi dire tutti i giorni che vivono in una regione a statuto speciale e quindi pieni di soldi, quando poi i loro soldi vengono per buona parte spesi per inefficienze tipo il flusso della gestione dei rifiuti o per dare risposte che molto spesso sono sotto gli standard, nazionali che si devono garantire. Ora, anche qui nessuna strumentalità perché soprattutto quando si attraversa un momento come quello che da troppi mesi si sta prolungando e quando si contano le vittime che si contano non la si butta in polemica. Però io trovo particolarmente grave che ci sia un problema addirittura di tumulazione dei cadaveri in importanti città della vostra regione. I problemi non mancano nemmeno nel resto d'Italia, nel senso che li abbiamo visti tutti nella prima fase sulla Lombardia, in parte anche nella mia regione. Però credo che qui il bilancio sia particolarmente negativo in relazione di quanto in quelli che io chiamo i servizi essenziali, appunto la cura, il sapere, la sanità, la scuola, la gestione dell'ambiente. E se mi consente, quello che mi porta alla bocciatura totale di Musumeci è che a fronte di questi problemi, che si sposerebbero perfettamente con i progetti che il Recovery Fund e il Next Generation prevede, cioè transizione ecologica, digitale, trasformazioni nell'agricoltura, in ciò che già per di per sé per voi è un'eccellenza, questo ha fatto la proposta su il porto, il ferro, le strade, non che non siano un problema.
ma è un pochino strumentale di un piano che si deve concludere nel 2026, cioè domani, pensare che ci fai l'hub portuale e l'aeroporto internazionale. Quello vuol dire, ancora una volta, far rischiare ai cittadini siciliani di perdere l'uovo e la balotta, diciamo, a Modena. Matteo, volevo farti una piccola, come dire, un piccolissimo, cioè hai detto consenta 3-4 volte, insomma, siccome è un termine che ci riporta al Cavaliere, non è che magari hai, cioè, sei affascinato da quella figura? No, a differenza di qualche altro, Matteo non ha neanche avuto frequentazioni che possa millantare. No, siccome l'hai detto tante volte, ho detto, ma magari andiamo da Mario Barresi. Sto invecchiando, mi sto solo invecchiando. Ok. Mario. Sì, io partirei da una considerazione cronologica. Le elezioni regionali in Sicilia sono a fine 2022, cioè a pochissimi mesi dalla scadenza delle politiche. Noi siamo stati sempre nel bene o nel male, spesso purtroppo nel male, anticipatori di tendenza. E volevo aggiornare il senatore, che probabilmente avrà visto qualche cosa in rassegna, che c'è un certo movimento al centro. Micciche che guarda anche oltre lo steccato del centrodestra, il PD che dialoga oltre che con i 5 Stelle anche con pensa a un campo largo ai cosiddetti moderati, addirittura Fava che da sinistra dice non si vince senza l'apporto dei moderati. Ora, per stringere, il nostro sistema elettorale prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione, quindi di fatto è bipolare. Però, diciamo, i bookmakers siciliani e anche lo stesso Cancelleri, un grillino abbastanza importante in Sicilia, dice che senza i moderati non si vince. Non viene voglia a chi è espressione pura del centro, dei moderati che fanno dell'essere attivi e fattivi la loro bandiera, proporre invece una candidatura autonoma che vada oltre gli steccati, cioè un candidato di centro-centro in Sicilia non potrebbe essere una bella sperimentazione, magari con l'aiuto di Calenda e di Azione. E diciamo che la premessa che lei ha fatto è molto corretta, cioè con un sistema a turno unico dove se prendi un voto in più e vinci richiama a necessarie aggregazioni. Non avremmo fatto Azione però se l'offerta politica storicamente proposta agli elettori fosse stata esaustiva o comprendesse anche la nostra sensibilità. Io non mi ritrovo molto nella definizione centro-centro, io non mi sento un uomo di centro. Penso di essere molto più a sinistra di qualche finto progressista che oggi sostituisce al lavoro l'assistenza, al garantismo, il giustizialismo, all'idea che il merito dentro di una condizione di contrasto alle disuguaglianze è una chiave di approccio importante, mentre questi stanno mettendo lo Stato dentro all'ILVA, all'Italia, alle autostrade, alle banche, c'è una deriva pericolosa. Mi sento un uomo di centrosinistra, figlio di Andreatta, di Gorrieri, di Dossetti, di questa storia qua. Poi in quale categoria vado attualizzato non lo so. Certo che ha ragione, cioè storicamente la Sicilia è stata considerata anche a livello nazionale la terra di Cuffaro, di Lombardo, di Alfano, del centrismo democristiano, con un grande affollamento di chi guardava a quel tipo di segmento sociale. Io penso che sia un modo un po' datato di guardare agli elettori. Il cappotto del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche dimostra che forse questo tema del centro geometrico della politica esiste sempre meno. Certo è che le uniche alleanze consentite sono con chi francamente la smette di spacciarsi nuovo sempre a 6 mesi dal voto. Rispondevo prima ad una domanda su Palermo, cioè poi venivo invitato a recarmi a Palermo. Io l'ultima visita pre-lockdown l'ho fatta proprio in Sicilia, a Catania, sono stato nelle aree industriali. Io sono un po' stanco di chi a pochi mesi dalla fine delle elezioni traccia bilanci anticipatamente negativi dopo avervi partecipato e contribuito a farle essere esperienze fallimentari. Azione sarà molto rigorosa sul fatto che
disponibili ad alleanze e intese, soprattutto con chi ha quella sensibilità riformista, liberal-democratica. Non ci vedrete con i populisti e con i sovranisti, non ci vedrete con le estreme. Da questo punto di vista seguo il suo ragionamento e abbiamo sì l'ambizione, anche a partire dai nostri primi amministratori locali, di costruire anche una proposta autonoma per la regione. Perché quando hai sindaci bravi come Palazzolo e Italia, puoi anche pensare di portare quella amministrazione virtuosa dentro al governo regionale, anche con una candidatura diretta. Allo stesso tempo le dico che purtroppo qualche sondaggio lo facciamo anche noi, cerchiamo di non vivere sulla luna, sappiamo che le corse in solitaria possono essere forti testimonianze, ma poi devi fare i conti con i risultati, però prima viene la coerenza. Anche a costo che questo sia un percorso lungo, che nell'immediato non dà i risultati sperati, che ci chiederà molto più tempo per avere la raccolta di consensi, casomai in doppia cifra, questo non importa. Però ne abbiamo a sufficienza di chi cede al piccolo cabotaggio per non rimanere fuori al turno utile. E la Sicilia ne ha visti, secondo me, troppi di politici. Allora, vi chiedo da questo momento se possiamo andare con domande un po' più brevi e risposte un po' più brevi, così possiamo argomentare su più fronti, così poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Antonio, vai! Sì, il vostro partito in Emilia-Romagna, l'Emiliano, sostiene Bonaccini, no? Ha sentito, insomma, ultimamente questa polemica che c'è stata sulle isole Covid-free. Le faccio questa domanda perché vorrei parlare anche poi di contenuti che voi potete proporre, diciamo, al sud e in Sicilia. Che ne pensa, diciamo, del fatto che Bonaccini, non appena si è parlato della possibilità di fare dei vaccini nelle isole siciliane, le isole minori siciliane, non in Sicilia, ha tuonato contro dicendo basta favoritismi, parliamo di turismo in generale? Ma ci sono molti amministratori, uomini politici, uomini di intelletto, uomini dell'impresa, delle mie terre, che vivono ancora di un discreto tasso di prevenzione e pregiudizio in questa narrazione nel quale il Sud è beneficiario sempre di politiche di favoritismi. Io non sono favorevole all'istituzione di, non tanto di isole Covid-free, di zone Covid-free, perché sono tra quelli che vorrebbe il superamento di questa pandemia con la maggiore omogeneità possibile. Cioè, mi interessa poco creare zone franche, mi interessa portare il paese in tutte le sue sfaccettature, da nord a sud, fuori da dei numeri che di fatto ci fanno ancora definire questa una pandemia, un'emergenza. Tant'è vero che noi avremo la possibilità di fruire pienamente di elementi importanti come quelli del turismo dei prossimi mesi e della ripresa delle attività economiche della manifattura delle mie zone, se torneremo sotto dei numeri di contagi, terapie intensive, decessi accettabili, non perché avremo delle zone tranquille. È chiaro però che su questo rimane un retaggio che molti amministratori hanno. Io non mi ritrovo in queste parole, perché tra l'altro non vedo il Sud destinatario di particolari privilegi. Nelle politiche nazionali manca ancora moltissimo l'elemento della consapevolezza che senza il recupero del gap che oggi conosce il Mezzogiorno d'Italia non si va da nessuna parte. Mario Barresi. Da 1 a 10 quanto l'ha scandalizzata, indispettita, fatta incazzare il video di Grillo in difesa del figlio? Sembra quasi il De Profundis del movimento, perché non si è nemmeno levata, a parte qualche eccezione, nessuna voce nemmeno di autocritica rispetto per esempio al fattore che si attribuiscono velatamente anche delle cose molto negative alla ragazza presunta vittima di questo abuso. Cioè, è veramente il De Profundis di un movimento che è alla frutta? 10, da 1 a 10, 10, Mario, ma prima di tutto da padre di due ragazze di 20 anni, cioè, va bene tutto, ma non capisco anche la preoccupazione che ti può e l'esasperazione di un figlio che vive una dinamica comunque giudiziaria, ma non ti puoi permettere di minimizzare il tempo intercorso tra l'eventuale violenza e la denuncia. Ci sono donne che stanno in silenzio non 8 giorni, tutta la vita.
e io le ho conosciute, incontrate, alcune sono anche nella mia sfera intima, nessuno si deve permettere, tanto più uno che ogni tanto alterna alla comicità l'essere leader politico, di usare parole di quella natura. E tra l'altro vedo comunque troppa timidezza, non una parola di Conte, il PD ci ha dovuto pensare diverse ore, non esiste, non si lasci spazio a questo tipo di narrazione che è piena di misoginia, che è piena ancora di una considerazione della donna. Si divertivano nelle condizioni che lui ci ha descritto, qualcuno ha chiesto se si stavano divertendo tutti, cioè una cosa veramente fuori da ogni grazia, e mi ha fatto molto incazzare, non perché io sia chiamato, nessuno di noi, né io né voi, a giudicare colpevolezza o innocenza, ma sono chiamato a difendere il fatto che una donna in qualunque momento denuncia una violenza, ha la legittimità di farlo. Matteo, senti, Carlo Calenda, il leader di Azione, lo ricordiamo, scrive in un tweet che la situazione in Puglia è chiaramente fuori controllo, Emiliano chiede di riaprire contro i numeri che colloca la zona in cui vive in una zona rossa, e il governo dovrebbe considerare di commissariare la regione di Emiliano. Secondo te dovrebbe accadere la stessa cosa in Sicilia con Musumeci? Dovremmo essere commissariati? Ma insomma, lì c'è stato un punto, Emiliano addirittura ha cacciato lo palco, ha scaricato tutte le responsabilità della situazione che tu hai descritto, e quindi lì secondo me c'è un punto di assunzione di responsabilità. Noi riteniamo che il governo si debba sostituire tutte le volte che una regione va fuori dalla griglia, dalla modalità con cui questa emergenza si deve affrontare. Deve sostituirsi quando una regione sostituisce i criteri di vaccinazione inserendo avvocati, magistrati, pezzi di politica, cioè così non va, perché il ragionamento che facevo prima, usciamo insieme ed omogeneamente da questa situazione, altrimenti davvero questo è un 48. Senti, ti faccio il riassunto prima di tornare da Antonio e da Mario Fraschilla e Barresi. Il riassunto di molti dei messaggi che arrivano è questo: quando la gente potrà riavere un governo che ha votato? Quando la farete una legge elettorale? Riassumo, perché sono tanti messaggi. Quando vi metterete, oltre che a risolvere i problemi, a dare alla gente la possibilità di andare alle urne e votare un governo scelto dal popolo? Ma tutti i governi sono figli del voto del popolo. Ragazzi, mettiamoci il cuore in pace. No, dai, va questo. Scusate, dai, ma quando si vive in una repubblica parlamentare, sì, il governo che ha la fiducia del Parlamento è frutto dell'espressione popolare. Mi dici qual è l'ultimo governo, secondo la tua definizione, votato dal popolo? Così io capisco. Io, Renzi era votato dal popolo? Gentiloni, Letta? No, chi era votato dal popolo? No, infatti la gente lo chiedo a te, qual è un governo che è stato scelto dal popolo? Ma non è la gente, ragazzi, funziona così: se voti per un terzo i grillini e per un quarto la Lega, ti prendi un governo scelto dai grillini della Lega. E la domanda è, quando cambierete la legge elettorale così la gente può votare meglio? Ma ti segnalo però che la risposta alla domanda che mi fai tu avverrà il giorno in cui ci sarà l'elezione diretta di chi ci governa. Okay. Allora io ti potrò rispondere. Va bene. Ma siccome non siamo di fronte all'elezione diretta, ma alla fiducia parlamentare, con il Mattarellum, dove tra l'altro D'Alema sostituiva Prodi, Dini sostituiva Berlusconi, con il Porcellum, dove invece che il leader Bersani ci è andato Letta, con il Rosatello, non è questione della legge, è questione che il Parlamento è chiamato a dare fiducia ad un governo che può cambiare, che può sostenere te, che può sostenere me e che può sostenere chiunque a presiedere il governo. Io credo che in questa legislatura però la legge elettorale non cambierà in questa condizione. Dicevi prima che tra un po' andrai al Senato, parlate di recovery, next generation. Vado da Fraschilla, che sull'Espresso si è tante volte occupato di opere pubbliche. Antonio. Sì, no, volevo chiedere all'onorevole, diciamo, secondo lui, come il governo Draghi, che giudizio dà del governo Draghi in questo inizio e anche di come si sta affrontando il recovery fund. Premesso che, come diceva lei, la narrazione sud-nord purtroppo spesso è fatta da autorevoli dirigenti del centro-sinistra in maniera analoga a quella della Lega, purtroppo, e adesso c'è una battaglia sui fondi da destinare al meridione o al nord, il famoso 34% e così via.
cifra chiaramente insufficiente se dobbiamo colmare i divari, il 34% che in base alla popolazione è una cifra insufficiente. Ma volevo sapere cosa ne pensa, insomma, se vede che o meno un cambio di approccio dal governo Conte al governo Draghi, e cosa pensa lui, si de diciamo, quali sono le risorse che debbono essere inserite per il Meridione, secondo lui, nel Recovery Fund? Ma io vedo un abisso, so che questa mia affermazione può essere assolutamente contestata e non condivisa tra il governo Conte e il governo Draghi. Vedo un abisso, non perché i risultati nell'immediato possano mostrare questo scarto, ma perché si approccia alla logistica delle vaccinazioni, all'organizzazione della popolazione e alla costruzione dei provvedimenti con cui uscire da questa emergenza in maniera molto seria. Cioè, penso agli ultimi ristori per le imprese, abbiamo cancellato i codici Ateco, stiamo sostituendo i vecchi criteri con maggiori risorse per le imprese, andiamo verso l'idea che invece che le soglie, diciamo, sia di fatturato che di danno ricevuto, si va verso il riconoscimento universale da chiunque abbia avuto un danno, ovviamente proporzionale al danno ricevuto. Io vedo un cambio di passo. Ripeto, il paese dovrà aspettare, credo, qualche mese e una stagione più lunga per vedere un cambio sostanziale anche di risultati, di prodotti sul territorio. Sul tema delle recovery, come ben lei sa, loro sono dovuti, cioè questo governo è dovuto partire dalla bozza che Conte non ha solo presentato, ma ha mandato in Europa, e su quella ci si muove. Cosa sta facendo, secondo me, Draghi correttamente? Intanto cerca di dare più cogenza sui temi del sostegno ai territori, all'industria, alle imprese legati alle questioni di transizione ecologica, digitale, ammodernamento, occupazione. Perché con Conte cos'era successo? Lo dico perché quando sono venuto a Catania, raccontavo prima l'ultima mia visita, le amministrazioni pubbliche avevano passato al governo le cose che avevano nei cassetti, cioè il prolungamento della pista, dell'aeroporto, le infrastrutture da realizzare ferme da anni, e gli hanno detto: noi abbiamo tutte queste cose da fare. Con il recovery tu non fai quello, perché non fai quegli interventi per i quali necessiti tra programmazione, progettazione e realizzazione di 10-15 anni. Puoi fare invece quegli interventi che nel giro di 3 o 4 anni producono ammodernamento sul piano della produzione e occupazione. Ad esempio, le cose a cui facevo riferimento prima, sulle quali bisognerebbe puntare in maniera molto più incisiva, cioè ambiente, agricoltura sostenibile, automazione nell'agricoltura, investimenti anche per le giovani e le nuove imprese. Cioè, tu devi ridurre il gap di occupazione e di produzione su quei segmenti su cui sei forte. Pure la manifattura, perché non è che in Sicilia non ci siano imprese manifatturiere o nel sud del Mezzogiorno. Devi dare, secondo me, alcune leve preferenziali di investimento territoriale, ma sempre dentro ad un approccio di sviluppo del sistema industriale, imprenditoriale, perché è così che crea occupazione. Poi c'è un altro aspetto: come ha fatto in Francia, il Recovery Plan contiene quei provvedimenti di sburocratizzazione, di cambio della procedura amministrativa, senza le quali non vai. Perché se tu sfrutti il vento nelle regioni come le vostre, ma sei bloccato da sovrintendenze, burocrazia, superfettazioni, così non fai nessun intervento. Tra l'altro, voglio ricordare, la burocrazia è il più grande alleato della criminalità organizzata, perché soprattutto nelle vostre regioni in cui si fa un grande contrasto all'illegalità, ma le mafie, le camorre e le 'ndranghete hanno tutto il tempo da aspettare, tutti i soldi con i quali possono disporre anche tempi, burocrazie, procedure. L'impresa sana, l'economia sana, con la burocrazia si schianta perché non può aspettare, perché Ricordiamo non può. ancora una puntata dove Calenda ha litigato Grazie. con il nostro presidente Miccichè proprio sul tema della burocrazia. Una puntata che mi sono molto divertito a condurre, non so se l'hai vista. La ricordo, Esatto. sì, Allora, faccio abbiamo ancora una vedere. domanda per Mario Barresi e poi vi libero. Mario, domanda veloce, ti prego, vai. Sì, Roma, io pensavo al 93, la sfida Rutelli-Fini, che poi segnò anche da una parte e dall'altra, diciamo, il destino della politica nazionale. Perché Calenda ha paura delle primarie? Cioè, vincendole potrebbe veramente cambiare il corso delle cose. Mario, ma mi rinvitate fra un mese quando scenderà in campo Zingaretti e non faranno più le primarie? Cioè, ragazzi, io ti seguo, eh.
E hai anche ragione sul piano della libera selezione di una candidatura. Ma il PD, che doveva fare le primarie in febbraio, siamo in aprile, le annuncia per giugno, usa il tema delle primarie per non decidere, per non sciogliere questo nodo, e toglie a noi, che abbiamo bisogno di un tempo di relazione con la città, con le proposte che abbiamo fatto, con gli incontri che vogliamo mettere in campo direttamente, che stiamo facendo. Per imparare a parlare il romanesco anche. Ma no, Carlo è già bravissimo, io che sono più sull'intuizione emiliana farei più fatica. Ma non esiste, il PD sta costruendo un percorso subordinato alle proprie esigenze, tutte di ceto politico, di percorsi personali. Noi abbiamo una proposta e un progetto, ci dicono che su quella sono d'accordo, però no. Poi francamente io ho consigliato anche a Carlo, ma anche basta parlare del PD. Il PD ha dimostrato a se stesso e agli elettori a che cosa dà priorità. Non credo che sia alla città e alla sua ripartenza e alla sua crescita. Noi proviamo con grande umiltà a fare questo lavoro e poi, come dicevi tu, vediamo, evocando anche sfide con risultati inaspettati, come va a finire. Perché parlando, sentendo e vivendo a Roma, io colgo che c'è un desiderio di cambiamento molto forte. Antonio, vuoi aggiungere una domanda velocissima? Sì. Vai. No, non aveva risposto alla domanda precedente. Lei cosa pensa del fatto che sul Recovery Fund venga destinato soltanto il 34% al Meridione in base alla popolazione? Secondo lei il Meridione non dovrebbe avere di più, visto che l'Europa ci dà tanti soldi per recuperare i divari? Sì, ma io però ti ho, forse non ti è piaciuta la risposta, ma ti ho detto che sono preoccupato. No, questa parte qui. Certo. La mia preoccupazione è che predeterminiamo la percentuale e non spendiamo non solo il 50, ma neanche il 34, il 30, il 20, il 22, perché c'è questa incapacità di progetto. Dopodiché io sono tra i più convinti che lo strumento del recovery deve essere destinato prevalentemente al Meridione, prevalentemente all'area del sud del Mezzogiorno d'Italia, perché è qui, tra l'altro, che si vince la sfida complessiva anche per il nord. Quindi, però la mia preoccupazione... Senti, ma dici questo perché sei collegato con Blog Sicilia e magari domani sei collegato con Blog Lombardia e diresti il contrario? No, tra l'altro io sono eletto nella mia Emilia Romagna, quindi ho ricevuto già diverse critiche per questo, ma è inutile che si arrabbino. Finché tu hai una parte d'Italia non messa nelle condizioni di avere le stesse opportunità, ma pensa alle nuove generazioni, alle migrazioni interne che ancora oggi nel 2021 vediamo fare ai ragazzi che vogliono fare esperienza dentro le officine, le fabbriche, nella pubblica amministrazione. Ma non esiste, io sono straconvinto di questo, ma perché so che è dentro ad una opportunità, ad una necessità nazionale. Sì. Senti, allora intanto grazie ad Antonio Fraschilla, Espresso. Antonio, che leggiamo il prossimo fine settimana? Che ci puoi anticipare qualcosa? Ma ho fatto un'inchiesta che ha a che fare, diciamo, con chi gestisce da Roma alla Sicilia i distributori di benzina. Aia. Non è una cosa. Non è. Diciamo, vabbè. Purtroppo, diciamo, quello che diceva l'onorevole prima, insomma, si ripercuote. Va bene, insomma, tremeranno le mura, Antonio? No, non lo so se tremeranno le mura, insomma. Va bene, grazie Antonio. Il problema è che qui non trema mai nessuno, cioè anche quando metti a nudo delle dinamiche dovrebbero far mettere le mani nei capelli, questi vanno dritti come dei fusi. Cioè è una cosa, forse bisognerebbe davvero riniziare, non solo ad indignarci, ma essere conseguenti, perché il lavoro che spesso fate mostra degli aspetti che o si cambia o si muore. Non so se siamo consapevoli di questo. Barresi, che leggiamo domani? Domani piatto ricco, micci ficco. Domani c'è un retroscena su alcuni movimenti politici verso le regionali. Ti dico soltanto il nome in codice: Famolo Strano. Esatto. E poi grazie anche a un rapporto che già c'era, ma che si è consolidato amichevolmente durante un'ospitata proprio a casa Minutella, un'intervista a Lucia Azzolina, che proprio in questi giorni è in Sicilia, e quindi abbiamo parlato anche dei banchi a rotelle.
Meno male. Grazie a Mario Barresi ed Antonio Freschilla. Lo dicevo in apertura, mai data per scontata la vostra generosità nei confronti di Casa Minutella. Grazie, Dio vi benedica, ragazzi, buon lavoro. Grazie mille. Matteo, ultimissima domanda, perché è collegato con noi il commissario per l'emergenza Covid di Palermo e provincia. Ma il 26 siete così sicuri di voler riaprire, sì o no? Beh, io credo che ripartire in maniera intelligente, ragionata, e questo riguarda tutti i cittadini italiani, perché c'è anche modo di riprendere, c'è un modo di riacquistare socialità, sia una cosa possibile. Il governo ha deciso in questo senso. Oggi, oltre più che commentare se è un rischio calcolato, se è un rischio eccessivo, dobbiamo tutti fare la nostra parte, e quando ci verrà data la possibilità di tornare ad agire certi luoghi, farlo in maniera ancora più attenta, perché altrimenti il rischio è certo che c'è. Matteo, grazie, buon lavoro, porta i nostri saluti a Carlo Carendi. Grazie a te. Grazie, a prestissimo, grazie, ci vediamo presto. Buon pomeriggio, l'avete visto collegato al dottor Renato Costa, che è commissario per l'emergenza Covid di Palermo e provincia. Renato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie. Allora, so che sei alla Fiera del Mediterraneo. Come sempre. Quasi sempre. La volta scorsa eri alla Protezione Civile, però, quindi lo dobbiamo dire. Sì, è vero. Senti, allora, i titoli di blog nel fine settimana erano dedicati a questo, tra virgolette, successo. Per sdrammatizzare, dicevo che la gente, siccome non c'è niente da fare, nel fine settimana ha fatto un aperitivo alla fiera, piuttosto che bere uno spritz si è fatto una AstraZeneca. Com'è andata? Massimo, credo sia andata bene, anche perché la gente ha capito una cosa importante. Questa cosa noi la notiamo mano a mano che si va abbassando la fascia di età a cui il vaccino è destinato. La gente ha bisogno di socialità e ha capito che l'unico modo per ricostituire la socialità e per cercare di tornare a una normalità che è ancora lontana, sì, ma per avvicinarsi a quello che è un sentore di normalità bisogna di essere immune. Per essere immune deve vaccinarsi, e deve vaccinarsi con qualsiasi cosa. E in qualsiasi cosa non è dovuto al fatto al primo vaccino che mi trova, cioè deve avere fiducia nel sistema, che è un sistema ormai collaudato e che ha tanti di quei filtri, per cui se un vaccino è a disposizione della popolazione, la popolazione deve avere l'assoluta certezza che quel vaccino è studiato, mirato e poi dedicato alla persona che lo deve fare. Sì, però, da quanto abbiamo aperto... Sì, scusa, sai che non interrompo mai, però adesso... È anche vero però che molta gente che ha fatto anche la seconda dose poi ha preso il Covid, per cui andiamoci piani a dire che una volta fatto il vaccino si può tornare a socializzare, perché proprio vero non è, Renato. No, però si può avere la speranza di poter socializzare, e diverso, comunque tutte le persone che hanno preso che sono diventate positive al Covid, cioè che hanno preso il virus nell'intervallo tra i due vaccini, comunque sono persone che non hanno sviluppato la malattia. Il dato vero, il dato importante, noi abbiamo bisogno di non fare morire le persone, noi abbiamo bisogno di non fare ammalare gravemente le persone, e questo lo otteniamo già con una somministrazione di vaccino. L'Inghilterra, il Regno Unito è riuscito ad ottenere quello che ha avuto esattamente non perché nessuno è diventato positivo dopo la prima dose, ma perché nessuno ha sviluppato la malattia, e quindi i morti si sono praticamente azzerati, e quindi gli ospedali si sono svuotati, e quindi avere la possibilità di continuare in questo stato fino a fare la seconda dose, e probabilmente, non lo sappiamo, anche una terza, questo non lo sapremo mai, lo sapremo solo con il tempo o solo vivendo, come diceva un vecchio adagio. Allora questo è il dato, Massimo, noi abbiamo bisogno di metterci in sicurezza. Mettere in sicurezza una persona significa esattamente fargli almeno una dose di vaccino. Tu sai che molti paesi si sono orientati ad accettare il fatto di poter immunizzare la propria popolazione solo con una dose, proprio per una scelta, e la scelta è dovuta dal fatto che se tu ti ammali avendo fatto una dose di vaccino non sviluppi la malattia. Renato, sono arrivati i vaccini, perché l'ultima volta che ci siamo collegati avevi qualche dubbio. Questo dubbio sta per essere fugato completamente, ma te lo dico domani mattina alle 7:20, quando li vado a vedere, perché dovrebbero arrivare domani, cosa, e ne dovrebbe arrivare. Cosa aspetti nello specifico? Allora, noi abbiamo aspettato, abbiamo già ricevuto 8.000 dosi di Moderna, ma sono più o meno sufficienti per le seconde dosi e per poco altro, e domani mattina dovrebbero arrivare dei quantitativi importanti di Pfizer. Quantitativi importanti di Pfizer? Sì. Ho da segnalarti però
notevoli disfunzioni per i vaccini domiciliari, non se ne fanno. Questo è cioè, assolutamente vero. E i domiciliari sono il sistema... gli ultra-ottantenni. Chi ti parla, io ho tentato di utilizzare i mezzi che ho a disposizione, il numero verde, prenotazione, ho due genitori ultra-ottantenni invalidi, non viene nessuno a casa a fare il vaccino. Che si fa? Noi stiamo cercando di aiutare a risolvere il problema. Il problema non è direttamente in capo alla struttura commissariale. Questo non vuol dire che io non me lo sento addosso. Ovviamente me lo sento addosso anch'io, tant'è vero che molte nostre squadre sono all'opera per cercare di aiutare a risolvere questo problema, che è un problema vero ed è un problema importante. Ti faccio un esempio per tutti: 500 anziani di Cefalù sono raggiunti da una nostra squadra USCA che sta facendo un lavoro straordinario nel cercare di raggiungerli tutti nel comprensorio di Cefalù, quindi sì, non necessariamente sì, all'interno di Cefalù, nel distretto perché di Cefalù. Il medico, cioè, scusa se ti interrompo, però sai, incalzo proprio per azzerare i tempi e velocizzarli, perché il mio medico di famiglia non può vaccinare mio padre e mia madre? Perché non può venire lei a farlo? Il problema è che il tuo medico di famiglia può farlo, perché è autorizzato a farlo. Ma lei dice che non lo può fare, lei dice che non lo può fare, ma come lo dice lei lo dicono tanti. Però evidentemente ci deve essere un problema, anche in termini di informazione. Io so che l'ASP ha messo a disposizione più di una struttura. L'ultima struttura messa a disposizione è Villa delle Ginestre. So che stanno allestendo un'altra sede presso la Casa del Sole. Queste sedi sono dedicate esclusivamente ai medici curanti. Chi va a casa degli ultraottantenni a fare i vaccini? Chi ci va? La domanda è questa. Chi ci deve andare? Guarda, se il medico curante vuole andare, se la domanda è questa, allora ti dico, se c'è un medico curante che vuole vaccinare un suo paziente e vuole andarci a casa a vaccinarlo, passa dalla fiera e il vaccino glielo diamo noi, questo è sicuro. Quindi lui ha la facoltà di poterlo fare, hanno già raggiunto un accordo con l'assessorato alla sanità per quelli che sono gli accordi che io non ho seguito ma che so essere in atto tra il medico di medicina generale e i pazienti. Noi gli diamo i vaccini e loro lo vanno a vaccinare, quindi il problema non si pone. Se tu conosci un medico che vuole vaccinare i propri pazienti, passa alla fiera, noi gli diamo tutti i vaccini che vuole. Allora guarda, approfitto di questa diretta, è collegato con me, lo vedete, la massima autorità è colui che gestisce l'emergenza Covid di Palermo e provincia. Signori medici di famiglia, se avete tra i vostri pazienti ultra-ottantenni invalidi che non si possono muovere, avete sentito, andate in fiera, prendete le dosi del vaccino e portatele ai vostri pazienti. In questo momento serve il sacrificio di tutti, non solo di chi come me fa comunicazione o di chi in questo momento sta tentando di far funzionare le cose. È fondamentale questo. Allo stesso tempo, se può servire... Ti dico un'altra cosa. Vai. Che proprio per gli over 80 e per coloro i quali hanno difficoltà, noi abbiamo da subito alla fiera, lo continuiamo a fare, l'abbiamo fatto fino a poco fa, non solo noi accettiamo tutti gli over 80 senza prenotazione, in qualsiasi momento si presentano con una corsia assolutamente preferenziale per cui non fanno nessuna attesa, arrivano e li vacciniamo, ma se hanno difficoltà noi siamo disponibili, e lo abbiamo sempre fatto, a vaccinarli in macchina, non li facciamo neanche scendere dalla macchina, quindi questa è una notizia importante, noi lo abbiamo fatto dal primo giorno. Giusto. Senti, prima di lasciarti, così come siamo sempre attenti a raccontare tutto, stamattina il sottoscritto ha fatto il tampone alla Fiera del Mediterraneo, ha funzionato tutto in tempi molto brevi, onore al merito, così come quando le cose non funzionano ci piace anche raccontare che le cose funzionano. Senti, grazie, in bocca al lupo, fine settimana prossimo ci sarà di nuovo l'open day per i vaccini? Io spero proprio di sì, gliel'abbiamo chiesto, mi auguro di sì. Bene. Mi auguro di sì. Renato, grazie, buon lavoro, in bocca al lupo, grazie per il tempo che ci dedichi, grazie a Renato Costa che è commissario per l'emergenza Covid di Palermo e provincia. Parliamo di musica, all'ultima edizione del Festival di Sanremo hanno spettinato il Teatro Ariston e peccato che non c'era il pubblico, perché se ci fosse stato il pubblico io sono certo che tutti quanti avrebbero utilizzato quei pochi spazi possibili per ballare con loro. Parlo di Extra Liscio. Buon pomeriggio a Mirko e Moreno. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao, ciao. Mirko! Ciao! Buon pomeriggio! Allora, chi è Mirko? Alzi la mano, così lo diciamo al pubblico. Mirko è quello biondo! Esatto! No, Moreno... Mirko è quello con la barba! Dai, raga, che la gente si confonde! Allora, Mirko, alzi la mano!
Eccolo là, Mirko il barbone, Moreno il biondo, che peraltro è... Moreno, spostati, ecco, così ti vediamo meglio. Allora, ragazzi, domanda, come state? Bene. Bene, bene. Ah, ecco, non sentivo la risposta del barbone, Va come piace bene, chiamare. bene. Ragazzi, avete spettinato l'Ariston, dai, diciamocela tutta. Mirko, parti tu o parto io? Parte Moreno, Dai, vai. quando siamo in due non si sa mai chi far parlare. Vai, Allora, parto facciamo io. così. Parte Mirko. Parto io, Vai. vai. Ah, ragazzi, cosa devo dire? Siamo felici perché siamo riusciti a portare quello che sappiamo fare, quella al modo di musica, che è la musica da ballo romagnola, che è la musica allegra, la musica piena di festa. Come dicevi tu prima, se ci fosse stato il pubblico, sicuramente sarebbe scattato il trenino. Sicuro. Però, sai, aspettiamo momenti migliori. Sì. Moreno, tu che percezione hai avuto di fare quel genere lì con una platea vuota? Ma noi la gente la sentivamo vicina, veramente, anche se non c'era, ce la immaginavamo, magari in ogni nostro modo di fare le note, di suonare, di fare gestualità. Sembrava che avessimo veramente, oltre ad aver portato la musica sul palco, sembrava di aver portato la festa che conosciamo tutti all'Ariston, il palco dell'Ariston. Quindi è un'emozione grandissima, una grande euforia che ci ha coinvolto e che ci sentiamo ancora adesso addosso perché abbiamo una gran voglia di trasmetterla e darla veramente a chi deve essere con noi, cioè il pubblico, di ritornare presto ad avere questa possibilità. Ma a chi è venuta dei due l'idea di provare il Festival di Sanremo? Perché allora, se io sono uno che ama molto il festival, ne ho seguiti tantissimi da inviato per gli editori per i quali ho lavorato, anche lo scorso anno Blog Sicilia eravamo lì e a mia memoria ricordo solo un Davide Van der Sfross, che è uno che comunque aveva una sua collocazione regionale importante, il Liscio, lo ricordiamo, è fortemente radicato nelle vostre zone, per quanto ballato in tutto il mondo, diciamocela tutta, un po' come il tango. Però a chi è venuta dei due l'idea di andare a Sanremo, di provare Sanremo? È un'idea forte. A nessuno dei due, è venuta Ecco. a Elisabetta Sgarbi, che è la nostra manager, la nostra produttrice. Sì. Noi non avremmo mai pensato a Sanremo, perché io ho fatto per tanti anni generi musicali, sì, che è più vicino alla musica leggera, però non abbastanza per andare a Sanremo. Dai, Moreno il Biondo ha fatto ballare ormai generazioni e generazioni di persone nelle balere. E Elisabetta Sgarbi invece ha visto queste possibilità e ha avuto questa illuminazione, e così è andata. Ma Moreno, quando è arrivata invece la chiamata di Amadeus, come avete reagito? Immagino che qualcuno ve l'avrà detto, Guarda, l'ha ricevuta Mirko, raccontagli no? Mirko. Mirko, Ah, racconta. io ero in studio, è arrivata una telefonata di un numero privato e naturalmente io non ho risposto perché i numeri privati non rispondono. Poi questo numero insisteva, insisteva, ho detto ma fammi vedere chi è. Insomma, a un certo punto era Amadeus che mi diceva che la nostra canzone è stata selezionata per Sanremo. A me sembrava impossibile, gli ho anche detto guarda Amadeus, ma sei sicuro? Io sono sicuro di non essere capace di scrivere canzoni per Sanremo. Però, oh, no, è così, insomma, alla fine ero molto felice. E mi sono sentito molto felice soprattutto perché, come dicevi tu prima, cioè portare questa musica. Un conto è la musica folk, ma ti assicuro che un altro discorso è la musica liscio, perché la musica liscio è una musica vista in maniera particolare, capito? Poi invece ora sta venendo fuori la realtà di questa musica, che è formata da musicisti incredibili, che hanno una storia alle spalle incredibile, musicisti preparatissimi. Tu pensa che oggi, mentre noi stiamo parlando, il nostro film che Elisabetta Sgarbi ha girato su di noi, che si chiama Liscio Pan da Balera, che ha vinto il premio della critica a Venezia, proprio oggi viene presentato e proiettato al Chinese Theater di Los Angeles, che stiamo mettendo i piedi fuori anche dalla nostra nazione, un po' grazie a Sanremo, un po' grazie a tutto quello che sta succedendo, veramente. Stiamo vivendo un momento storico veramente unico per questa musica. Posso farvi i complimenti perché da chi come me che fa questa trasmissione ormai è da tantissimi anni, poi sono uno che ama la musica,
Voi avete portato il Festival di Sanremo, al netto della grande ventata di freschezza, di allegria e soprattutto, dicevo prima, avete proprio spettinato l'Ariston. La cosa che mi piace è la conservazione della tradizione. Moreno, la tradizione, quella che comincia a mancare sempre meno, no? Io vedo sempre meno in Sicilia. In Sicilia vedo tanta gente, tanti artisti che cantano in siciliano, ma che raramente fanno... attingono alle nostre tradizioni. Invece voi ci avete avuto proprio coraggio. Ma dai, si parte da un punto di forza che è la tradizione romagnola, quindi questo sì. Liscio romagnolo, la radice è quella di quello che abbiamo portato a Sanremo. Poi tutto viene trasformato, viene trascinato in un contenitore di suoni, di musica che non ha barriere. E qui veramente credo che la cosa bella che è successa è questo incontro che c'è stato con Mirko, tra me e Mirko, grazie a Riccardo Casadei che ci ha voluto far conoscere, e in questi anni si è venuta veramente a creare una alchimia fantastica, sia nel carattere delle persone, perché il Liscio vuol dire anche una socialità molto speciale, unica. È una musica che ti fa stare bene, suonarla, ti fa veramente, oltre a trasmettere allegria, ti dà anche l'allegria quando la suoni. E soprattutto, ripeto, la cosa bellissima che è successa a Sanremo è che questa radice del Liscio è stata proiettata in un futuro. E qui forse anche Mirko può dire qualcosa di importante, perché è lui che veramente mette insieme tutte queste cose. Mirko, cosa vuoi aggiungere? Ma aggiungo che... cioè, la musica tradizionale è una musica importante, perché la musica tradizionale italiana, ma anche mondiale, no? Sì. Ha una storia veramente dove da di lì poi nascono tante musiche. La nostra ricerca è stata proprio questa qua, di aver rispetto di questa musica, no? Come dice Moreno. Cioè, nell'Astralicio ci sono veramente i migliori musicisti di questa musica romagnola, da ballo. Moreno il Biondo, che è un caporchestra, che ormai lo conoscono tutti, Ferrato Tassinari, che sono l'orchestra di Casadei, e Mauro Ferrara, che è denominata la voce di Romagna Mia nel mondo, no? Sì, che partendo con questi personaggi qua, all'inizio non è stato semplice, perché mettersi a lavorare sulla musica tradizionale, ti assicuro, e cercare di rinnovarla non è semplice. Però dopo, con questi musicisti che ti ho citato un attimo fa, è stato veramente uno spasso. E ora per me, che ho 50 anni ormai, che io ho un pezzo che sono in mezzo alla musica, ti posso dire che è l'esperienza della mia vita, perché è l'esperienza che va oltre la musica, perché c'è la società, c'è la popolazione, c'è una terra, c'è un racconto, c'è il sogno di Fellini e c'è il lungomare dove la gente, del lungomare di Cesenatico, dove la gente si incontra dalle varie parti d'Europa, magari per passare le vacanze, per essere felici. C'è una storia dietro che va oltre la musica e la rende veramente unica. Prima di lasciarvi, è uscito il vostro nuovo singolo. Io purtroppo non posso farlo vedere, perché oltre ad essere in contemporanea diretta in TV e sul blog, siamo anche sui nostri social, e lì, ahimè, rischiamo di essere bloccati e mi dispiacerebbe, però invito la gente ad andare sul canale YouTube a vedere il nuovo singolo degli Extraliscio. Me ne volete parlare? Mi fate una sinossi? Intanto questa era la JPEG che andava al Festival di Sanremo, eccoli qua gli amici Extraliscio, che spero di vedere presto in Sicilia. Magari, perché magari. No, mi piacerebbe molto aprire una balera in Sicilia. Eccolo là, fallo, ecco. Beh, è bello perdersi, magari in una è spiaggia perdersi. Siciliana. E poi è una fortuna perdersi, perché la musica in questo momento qua di chiusura è veramente un mezzo per poter perdersi, per poter uscire col pensiero. E con questa canzone noi abbiamo cercato un accostamento veramente, tra virgolette, un po' violento. Il tango, cioè il battito, il ritmo del tango in battere, mischiato a un certo punto con le sonorità punk da balera nostre, capito? Che diventa un tango rock, sì. Sia da ballo, è la famosa nostra balera, quella che piace a noi, dove la balera deve far incontrare, quando si potrà riaprire, le varie generazioni. Cioè il nonno che balla il tango classico si trova a ballare questo tango rock con il nipote, capito? Sarebbe la cosa più bella. Senti, ma lo chiedo a Sua Maestà Moreno, ma si rimorca più col Lizio o col tango? Col Liscio.
Guarda, se vogliamo fare una trasmissione su questo argomento qua, devi tenerti però al minimo un pomeriggio intero. È un argomento, ragazzi, che gli amici rocchettari hanno da imparare da questi signori. Guarda, qua, non ho dubbi, perché devo dire... Non si chiede mai l'età di un artista, ma il buon Moreno, devo dire che con Liscio si è mantenuto alla grande. Mamma mia, sì, beh, ma stai scherzando. I miei 30 anni li porto bene. Fantastici, è ragazzi. È nato che aveva i capelli bianchi, adesso guarda come ce li ha belli biondi. Visto? Senti, devo farvi complimenti. Allora, intanto è bello perdersi, ho già online su YouTube, andatela ad ascoltare, c'è un disco che potete chiaramente scaricare sulle tutte le piattaforme. Io vi faccio veramente tanti in bocca al lupo Extra Liscio, ma al netto del Liscio, grazie. Mi piace l'idea che ci sia ancora gente come voi che porti avanti il patrimonio culturale della nostra terra italiana. Che stiamo perdendo, perché siamo tutti con la puzza sotto al naso, hai capito? Bravo, hai ragione. Tu pensa quando io ho iniziato a fare questa esperienza di Extra Liscio, tutti i miei amici che suonavano con me, con altri cantanti e altre cose, dicevano che facevo questa cosa perché mi ero innamorato della corista. Sembrava impossibile. No, che guarda, ne parlavamo qualche giorno fa con Riccardo Fogli. Cioè, l'Italia e gli italiani sono quelli che hanno massacrato Toto Cutugno, Mino Raitano, i ricchi e poveri, gente che all'estero, Pupo, no? Tutta gente che all'estero, tutti qua a massacrarli, i critici, a darci dentro, ma è un patrimonio italiano che stiamo perdendo, quindi voi mantenetelo, ecco. Mi raccomando. Finché c'è Moreno che ti imbotta, io lo seguo. Viva gli Extra Liscio! Grazie ragazzi, è stato bello perdersi con voi oggi pomeriggio. Grandi! Speriamo di incontrarci presto nella vostra città meravigliosa, grazie. No, non vedo l'ora. Viva gli Extra Liscio, grazie a Mirko e a Moreno, grazie a Dio vi benedica, ragazzi. Allora, è arrivato il momento di vedere un nostro piccolo reportage che abbiamo avviato già da tempo, una serie di, prodotti audiovisivi targati Blog Sicilia. La nostra Veronica Femminino è andato a vedere il ponte di Vioreto, che è un ponte importante per una rete viaria della nostra città, e la paura dei palermitani, si chiama proprio così, ce lo vediamo, prego. La paura è giornalmente che in condizione del fatto stradale è tutto distrutto, pericolo che va giù. Le ragazzi che qua si sono buttati, fino a poco tempo fa si è buttata una ragazza ed è morta, non ha sicurezza nemmeno lateralmente, quindi questo è un ponte che praticamente dovrebbe andare per terra per essere ricostruito di sana pianta, anche perché è un punto nevralgico nella città, le persone che vengono in Vioreto devono passare per forza nel ponte, le persone che devono andare in via Regione Siciliana devono passare per forza dal ponte al verso contrario, quindi è una situazione che prima o dopo succederà qualche cosa. Il ponte Oreto di Palermo a rischio cedimenti e dopo il sopralluogo tecnico di venerdì scorso scattano le restrizioni. Importante arteria della viabilità palermitana, il ponte realizzato negli anni 30 in pieno ventennio fascista e che unisce la città all'autostrada, necessita di interventi strutturali. A breve sarà stabilito un primo calendario di lavori. Già lo scorso anno il crollo di Calcinacci e di parte dell'intonaco aveva allarmato non poco i residenti della zona, automobilisti e pedoni. Io credo che qui tutti i palermitani devono essere preoccupati perché migliaia di persone passano ogni giorno da questo ponte che da 19 anni ha bisogno di lavori ed è un ponte che ha quasi 100 anni, urgono lavori immediati, urge una messa in sicurezza e poi un ripristino totale, quindi ci saranno due fasi, una fase più urgente in cui bisognerà lavorare per metterlo in sicurezza e una fase per rifarlo, per risistemarlo che verrà fatto più avanti, quindi è un ponte fondamentale, uno dei 5 ponti che riescono a collegare le due parti di Palermo tra il fiume Oreto ed è un ponte fondamentale. Il 9 aprile è arrivata l'ordinanza del comune, la numero 343, che dispone il divieto di transito per i veicoli di massa superiore ai 35 quintali e la chiusura al transito pedonale di entrambi i marciapiedi esistenti. Inoltre il divieto di sorpasso e il limite di velocità a 30 km orari. Verrà realizzato un percorso pedonale protetto di 1,20 m di larghezza.
È sempre una cosa utile perché non si può sapere mai, perché da anni che c'è questa situazione qua, che devono farlo e non lo fanno mai. La preoccupazione è naturalmente se il ponte dovesse cedere, succederebbe un finimondo. Io mi auguro che chiunque sia che è interessata al ponte Oreto di curarlo come è giusto di curarlo, come si curano tutte le altre cose. Adesso ci sono io qua, non hanno venuto a guardare, a controllare, mi è andato tutto bene. Da quanto tempo lavora qui? Io da 30 anni che sono qui, 30 anni. E il ponte era abbastanza bene prima dei tempi. Oggi è un po' malconcio perché non si è mai fatto una manodopera. Le condizioni di fatiscenza della struttura sono diventate terreno di scontro politico. Non sono pochi coloro che puntano il dito contro l'amministrazione Orlando, che non è intervenuta prima, parlando di appelli inascoltati, di un disastro annunciato che poteva essere evitato e ancora di una situazione scandalosa. Di certo Palermo piomberà nell'ennesima emergenza traffico. I lavori al Ponte Oretto si sommano infatti ai restringimenti già in vigore sul Ponte Corleone, ai lavori in via Crispi e in via Roma, alla chiusura di un tratto di Viale Regione Siciliana. Anche sul Ponte Oretto sarà caos. Giù sta per cadere il ponte. Però non prendono mai provvedimento. Hai capito? Come ti faccio vedere dove c'è quell'acciaio a terra, c'è una falla grandissima che piovendo si può allagare e può cedere. Però su questa parte, quando piove, non si può camminare, perché il ponte è pieno pieno di acqua. Il comune fa sapere che a breve inizieranno i lavori. Ma lo dicono sempre, ma non lo faranno mai. È un po' scettico lei? Sì, perché è il sindaco Orlando che non va bene. Prima sì, andava bene, però adesso no. Ecco, questo è il nostro piccolo reportage insieme a tanti altri firmati da Veronica Femminino su blogsicilia.it che abbiamo visto oggi in diretta e grazie sempre anche a Videoregione che collabora con noi, una coproduzione, gli amici di Radio Fantastica. Allora, chiedo alla regia di darmi i lumi se siamo pronti per il prossimo collegamento. Intanto vi ricordo che giovedì prossimo, quindi dopodomani, nella prima parte di Casa Minutella ci dedicheremo in maniera abbondante al comune di Palermo, perché insomma, le notizie che arrivano a livello politico sono abbastanza preoccupanti. Chi vi parla è cresciuto con il sogno e il desiderio di fare questo mestiere e di poterci vivere, e per quanto io lo stia ancora facendo. Ringrazio sempre il cielo e sono sempre cresciuto guardando i suoi servizi, guardando le sue interviste ed è sempre stato per me un punto di riferimento, una persona che stimo moltissimo, è un giornalista che è andato in pensione, ma che sembra non esserci andato in pensione perché è presente, io lo seguo sulla sua pagina Facebook, devo dirti, è molto più social di tanti suoi colleghi, molto più giovani di lui, e sto parlando di Sua Maestà Vincenzo Mollica. Vincenzo, buon pomeriggio, benvenuto in diretta. Buon pomeriggio a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori, ciao. Grazie, Cancella grazie. la parola maestà e maestro che non vanno bene. E allora ti chiamo Vincenzo, va bene? Esattamente, esattamente. Vincenzo, Ti grazie bastano il mio nome e il mio cognome, per. guarda. Guarda, devo dirti che bastano e avanzano, devo dire. Quanti anni di carriera, Vincenzo, per l'esattezza? 40 TG1, quindi più di 40. Senti, ma ti ricordi ancora qual è stato il tuo primo servizio? Guarda, il primo servizio fu un'intervista di una conferenza stampa Sì. mandato al TG1 della notte, un incontro con il Dalai Lama, Wow. perché praticamente era considerato un servizio minore. Ah, ecco. E allora mi mandarono me, che ero un giovane redattore, e invece andai e rimasi, feci anche due battute, ebbi la fortuna di fare due battute col Dalai Lama, che poi avrei incontrato di nuovo a una prima a Parigi del film di Bertolucci, e quindi fu quello il mio primo servizio. Senti, hai immaginato che la tua carriera fosse così? Cioè, tu avevi idea che fosse così o è cambiata strada facendo? Ma io credo che nessuno possa immaginare come sarà il proprio lavoro, il proprio mestiere, diciamo, la propria passione, no? Sì.
l'unica cosa sicura è il talento e la passione. Se tu le coltivi e ogni mattina cerchi di farle fiorire queste due cose, che sono talento, passione, curiosità e fatica, ecco, queste cose poi ti porteranno piano piano sulla strada, quelle belle strade che faceva vedere Charlie Chaplin nella fine di Tempi Moderni, quella strada lunga che poi è la strada del futuro, che poi sarà il tuo futuro, ecco. Ma io non avevo mai immaginato niente di quello che mi è accaduto di così straordinario, per me almeno. Vincenzo, però tu hai insegnato un modo di fare giornalismo sempre garbato, sempre per bene, educato, senza mai urlare. E la tua figura, quando tu dicevi basta il mio nome e cognome, è certo che basta, perché tu hai... No, ma basta a me. Ma lo dico io, lo dico... Non lo dicevo con produzione. No, figuriamoci, no, ma si era capito ed è arrivato. Però tu hai insegnato un modo di fare giornalismo che oggi onestamente ci manca, te la dico proprio. Guarda, io non ho insegnato niente, ho seguito una cosa fondamentale, cioè io amavo da ragazzo, amavo il cinema, la musica, il fumetto, la letteratura. Ecco, poi ho avuto la fortuna da adulto, facendo il mestiere di cronista, perché mi sono sempre sentito e mi sentirò fino a quando avrò l'ultimo respiro in gola un cronista, ecco, di raccontare delle storie, andare a cercarle e raccontarle nel miglior modo possibile. Sì. Se mi emozionavo io, ecco, c'era una buona possibilità che si emozionasse anche la persona che mi stava a sentire o a vedere. Questo è quello che mi è capitato e ne sono felice. La mia generazione, io sono un diversamente giovane, caro Vincenzo, ho 47 anni, è cresciuta con, me lo ricordo, la domenica c'era TG Luna, me lo ricordo ancora, c'erano sì. I pupazzetti che erano in sigla, e poi mi ricordo Super Classifica Show, quello di Maurizio Semandi, e poi inevitabilmente Dore Chuck Gulp, che tanto mi manca, caro Vincenzo. E beh, Dore Chuck Gulp ha avuto una lunga vita, 23 anni di vita, mamma, è una delle mia. Rubriche più longeve del TG1. Eh sì. È una delle rubriche più, diciamo, lunghe, di lunga, erano quei 3 minuti che andavano in onda, 3 minuti e mezzo, 4 al massimo, che andavano in onda sempre il sabato, sì. Alla fine del TG1, insomma. E beh, lì ci ho messo Dore e la musica, Chuck il cinema, Gulp il fumetto, quindi c'ho, era una sigla che mi sono inventato proprio per sintetizzare brevemente quello che erano le mie passioni. Andiamo perché al tutto nasce da Prisma, una rubrica che si chiamava Prisma, sì. Poi venne una rubrica che si chiamava Ambarabà e poi Dore Chuck Gulp. Vincenzo, hai citato Gulp, e Gulp arriviamo al fumetto, perché uscirà Paper Show, vediamo la copertina di questo libro, Le più belle storie, edito da Giunti, in cui vediamo proprio il personaggio di Vincenzo Melica. Ce lo racconti, Vincenzo? Ma certo, piacere. Intanto la cosa principale e più importante è che raccoglie 12 storie di Vincenzo Paperica, sì. Al fianco di Paperino, che sono state disegnate dal maestro Giorgio Cavazzano, sì. Che io considero il Raffaello dei disegnatori disneyani, proprio un disegnatore straordinario, conosciuto in tutto il mondo, una vera, come dire, bellezza italiana. E abbiamo cominciato nel 95, quindi 25 anni di vita a questo personaggio. Abbiamo cominciato 25 anni fa a raccontare la storia di Vincenzo Paperica, che si muoveva esattamente nei luoghi dove andava il cronista Mollica al TG1 a fare i suoi servizi. Quindi Mostra del Cinema di Venezia, il Festival di Cannes, gli Oscar, il Festival di Sanremo, il Premio Nobel, la Festa del Cinema di Roma. Ecco, tutte queste storie poi hanno portato a quasi 15 storie di Vincenzo Paperica, e noi abbiamo raccolto le più belle, le 12 più belle che sono in questo volume. Senti, io Paperica è come dire, l'immagine che mi somiglia di più, lo vorrei mettere la faccia di Paperica sulla mia carta d'identità, sulla mia tesserino, comunque è possibile, perché è l'immagine colorata, festosa e mi piace. Beh, Vincenzo Paperica è geniale. Vincenzo, tu hai raccontato l'Italia, e l'Italia si può raccontare anche attraverso le canzoni. Qualcuno le ha chiamate le canzonette, per me esiste la musica in generale. La musica o emoziona o non emoziona, poi non esiste musica di serie A o di serie B. Posso chiederti, so che ti faccio una domanda banale, però sappilo, sei incappato nella trasmissione più banale che ti abbia mai intervistato. Mi dici qual è la tua canzone del cuore, Vincenzo? Guarda, nulla, se c'è passione nulla è banale, quindi questo è il ricordo, te l'ho sempre grazie, grazie maestro. Allora guarda, custodisco questa telefonata oggi pomeriggio. Qual è la canzone mia del cuore? Beh, sai,
è difficile dire, ma se ti dovessi dirtene una, vai, che è una canzone legata alla mia infanzia, che è Piove, ciao ciao bambini, di Domenico Modugno, perché io ero ragazzino in Canada e vidi Domenico Modugno a Ed Sullivan Show che cantava questa canzone pazzesca, piccola, una canzone meravigliosa, che vinse il festival nel 59, è una canzone che mi è sempre rimasta nel cuore. Poi devo dire che amo moltissimo un'interpretazione che di questa canzone ha fatto Renzo Arbore, uno slow bellissimo, insomma, è una delle canzoni che, ecco, le mie preferite, che stanno proprio, mi accompagnano, diciamo. Ciao ciao bambina, un bacio ancora, ecco, fa tutta una canzone. Piove è un capolavoro assoluto di Modugno. Modugno non era siciliano, però amava spacciarsi per siciliano, no? Modugno all'inizio della sua carriera, io feci l'unico libro che mi fatto con Modugno sulla sua storia, sì, pubblicato dalla Lato Sai dall'inizio degli anni '80. E con Modugno, diciamo, gli dissero che avrebbe avuto più successo cantando, se poteva cantare in dialetto siciliano. Esatto. Il dialetto siciliano è un dialetto molto musicale, molto bello, lo dimostrano tantissimi artisti che sono nati in quella terra meravigliosa che è la Sicilia. E lui cantò, cominciò a cantare e scrisse delle canzoni meravigliose in siciliano, tra le sue canzoni più belle di una vita intera. Quindi non è che rinnegò la Puglia, ma c'erano assonanze tra la sua Puglia e la Sicilia. Insomma, era già un cantante etnico, universale, mediterraneo. C'è una missione che Paperica deve ancora portare a termine, Vincenzo? No, le ha fatte tutte. Tutte. Perché l'ultima storia che è uscita di Paperica si chiama Zio Paperone e l'intervista definitiva. Ah, ecco. Quindi è l'ultima intervista che mi concede Zio Paperone. E lì incontro la banda Bassotti, incontro Paperino, incontro tante persone. E io finisco per fare, diciamo, il pescatore, il fotografo il fotografo subacqueo, come fanno finire. Ah, ecco, addirittura. Sì, sì. Vincenzo, vado sotto il mare, io che non so nuotare, vado sotto il mare e cerco di fotografare i pesci, insomma. Fantastico, fantastico. Vincenzo, mi dici una telefonata inaspettata durante la tua carriera, che tu non ti saresti mai aspettato, di qualcuno che ti chiamava per chiederti di parlare del suo lavoro o anche altro, una telefonata che non ti saresti mai aspettato, no? Ma guarda, questo non te lo so dire, però la telefonata forse che mi ha fatto un immenso piacere, quando una mattina alle 6 del mattino mi chiamò Federico Fellini, wow, dicendomi che aveva vinto l'Oscar alla carriera, 1993, era gennaio, ai primi di gennaio, era esattamente il 20 di gennaio, il giorno del suo compleanno. Mi chiamò alle 6 del mattino dicendo: guarda, sono chiamato da Los Angeles, che ho vinto l'Oscar alla carriera. Vediamoci alle 8 dal Piazza del Popolo, così facciamo due battute e io poi sparisco. Fantastico. Ma dico, tu ti rendi conto che mi stai raccontando che ti ha chiamato Federico Fellini alle 6 del mattino per dirti che aveva vinto l'Oscar alla carriera, come se con una semplicità, e questa è la tua forza, cioè la forza di Vincenzo Mollica, per me, parlo per me, È la tua semplicità. Io ho sempre immaginato che la semplicità può vincere il mondo intero, ecco, mettiamola così. Non so se sei d'accordo, però io credo che essere se stessi è la cosa migliore che tu possa fare nella tua vita, essere te stesso. Sì. Perché chi si mette delle maschere, si mette dei vestiti per alzarsi la mattina, si mette indossa delle personalità che non ha, ecco, alla fine poi va sempre a sbattere contro qualche muro. Invece, se uno si alza ed è se stesso, non sbaglia mai, dall'inizio alla fine della giornata. Quindi questo è, come dire, penso che sia la mia regola di vita principale: essere se stessi sempre e sempre sinceri, perché quella è la cosa che, se tu fingi, prima o poi l'ascoltatore, il radioascoltatore, se ne accorge che tu stai fingendo, stai usando l'abito di qualcun altro. Se invece sei te stesso, ecco, se va bene così, se no, pazienza. Beh, la Sicilia, la terra dalla quale ti stiamo chiamando, è terra straordinaria, l'hai detto prima, terra che ha dato i natali a Pippo Baudo, a Fiorello, sia Beppe che Rosario, e poi ancora tanti altri. C'era un artista siciliano tantissimi artisti straordinari, Rosario l'hai citato, Beppe, sì. Pippo Baudo sicuramente, ma diciamo uno che io ho nel cuore insieme a queste persone che ho già citato è sicuramente Andrea Camilleri. Ah, senti, ma ce l'hai un aneddoto da raccontarmi di Camilleri, Vincenzo?
Ma guarda, ti posso dire che negli ultimi anni della sua vita abbiamo condiviso, diciamo, come dire, uno stesso malanno che ci era capitato agli occhi, che si chiama glaucoma, no? Allora, una volta andai per intervistarlo, come mi è capitato spesso negli ultimi 20 anni, io l'ho intervistato negli ultimi, uno dei primi Montalbano, quindi pensa un po' quanti anni, più di 20 anni. Sì. E allora mi andai a cercarlo e dice buongiorno, buongiorno Andrea, dice, ah Vincenzino, vieni che ti voglio abbracciare. Io ho detto: Andrea, se ci incontriamo. Poi bellissimo, sua assistente Valentina ci ha fatto incontrare e ci siamo abbracciati con felicità assoluta, insomma. Come stai vivendo questo periodo tremendo di pandemia, il lockdown? Come lo hai vissuto, Vincenzo? Beh, chiuso in casa come tutti, per certo. Quanto mi riguarda, io poi devo stare molto attento a questo virus terribile, quindi certo. Sto molto chiuso in casa. Posso chiederti se hai fatto il vaccino, Vincenzo? Sì, come no, certo. Perché essendo io un soggetto fragile, certo. Come viene definito oggi giustamente dai medici, allora ho fatto una prima vaccinazione, adesso dovrò fare il richiamo fra una ventina di giorni. Mentre ti stavo parlando c'è tanta gente che sta scrivendo, perché siamo anche in diretta Facebook, oltre che in radio, oltre che in TV, oltre che sul blog. Si firma Vincenzo e ti fa una domanda. Da Vincenzo a Vincenzo, ciao, sono cresciuto guardando i tuoi Doreccia Gulp. Posso chiederti se hai mai incontrato Rosa Balistreri? Sì. E la stimo moltissimo, la stimavo moltissimo perché non c'è più. È un'artista, è stata un'artista straordinaria, una cantante superlativa, superlativa. Aveva la capacità, aveva nella voce una magia unica. Ed era veramente, l'ho incontrata una sola volta, proprio all'inizio della mia carriera, all'inizio degli anni Ottanta. Era veramente un'artista straordinaria che ha lasciato dei documenti musicali, non solo, diciamo, testimonianza della Sicilia, ma una grande testimonianza per la musica e il canto universale. C'è ancora Marco che ti chiede, non voglio sapere il nome, ma ti è mai successo di essere rimasto deluso da qualche artista? Molte volte, ma me lo sono subito scordato. Ok. Quando tu metti, per questo non sono mai andato con domande preparate o con grandi aspettative di fronte ad un artista, che l'artista vero lo riconosce subito, lo sente subito da come si pone nei confronti di tutti, degli altri. Se c'è umiltà, se c'è semplicità, se c'è ironia nei suoi occhi, se c'è genialità, ecco lì c'è un artista, un vero artista. Rosaria ti chiede, sì. Me ne sono capitati altri, sì? molti che non sono grandi artisti, ma voglio dire, non è quello, per essere, io ti parlo degli grandi, sì. Quelli per cui la parola grande artista, diciamo, meritano poi un pensiero sempre di riguardo rispetto all'opera che fanno, insomma. Poi ti possono capitare degli artisti mediocri, diciamo, meno talentuosi, ma quello fa parte, che vivono di mode, ma insomma quello, come dire, fa parte della vita, insomma, ecco. Allora, non so se sto abusando della tua generosità, ma ti vorrei tenere ancora qualche secondo al telefono. Intanto, bene, dimmi. Allora, intanto faccio vedere adesso, tu la puoi ascoltare al telefono, una clip che tu stesso hai realizzato sui tuoi social, in cui presenti Paper Show. E dicevo prima che sei attivissimo sui social, uno dei tanti tuoi follower sono io, e ci vediamo questa clip in cui Vincenzo Mollica presenta Paper Show. Prego regia, la vediamo. Mi è arrivata la prima copia di un libro che mi mette molta allegria e felicità, Paper Show, pubblicato da Giunti, un libro che raccoglie le più belle storie di Vincenzo Paperica insieme a Paperino e tutti gli altri a Paperopoli, tutto dedicato al mondo dello spettacolo. Il mio alter ego Vincenzo Paperica insieme a Paperino fanno un'escursione, un mondo da Hollywood a Paperopoli con grande velocità, ma anche con grande divertimento. I disegni meravigliosi sono di Giorgio Cavazzano ed sono veramente, ci portano in un mondo colorato fantastico, davvero fantastico. Insomma, tutto qui. È stata una bella mattinata, un bel risveglio. Volevo comunicarlo. Il libro uscirà quanto prima, però dentro c'è più di me di quanto si possa immaginare. È quasi un'autobiografia. Anzi, non saprei spiegare perché, ma così è.
Ecco, questa è la clip dove hai raccontato di Papa Lo Show. Lo dico ai collezionisti, a quelli che come me amano Vincenzo Mollica, appena esce edito da Giunti, bisogna assolutamente averne una copia nella propria biblioteca. Rosaria ti chiede, ciao Vincenzo, buon pomeriggio. Le tue recensioni non mi hanno mai deluso. Ogni disco da te consigliato è sempre stato un ottimo ascolto. Domanda per te. A chi faresti condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo? Io continuerei sulla scia Amadeus Fiorello, perché mi sono piaciuti moltissimo l'anno scorso e quest'anno. Sono stati veramente, quest'anno soprattutto, che era un Festival di Sanremo così complicato a causa della pandemia, così difficile da mettere in piedi, devo dire che sono stati di una generosità e di un'arte. Amadeus e in particolare Rosario Fiorello, che ritengo uno dei più grandi artisti, che ci abbia donato questo tempo proprio. Ancora una domanda. Sei mai stato in Sicilia? Se sì, dove e cosa ti piace della Sicilia? Si firma Ninni. Guarda, sono stato più volte in Sicilia e mi ritengo fortunato di aver potuto, diciamo, attraversare questa terra per me meravigliosa. Insomma, a me e mia moglie Rosa Maria ci piacerebbe molto poter passare più tempo in Sicilia, perché anche lei, per esempio, è una che la ama molto come la amo io questa terra. Sono stato a Taormino, dove ho presentato una serata con Tom Cruise, che è arrivato. Hai capito? Sono stato a presentare una volta, bellissimo, un libro di Peppuccio Tornatore a Bahia. Ho presentato il premio Efebo d'Oro ad Agrigento. Insomma, ne ho vissuto tanti momenti in Sicilia. Ho vissuto una serata fantastica, la serata del debutto di Lucio Dalla e Gianni Morandi. Insomma, tante serate importanti, belle, che la Sicilia mi ha regalato. Vincenzo, ti lascio con questa piccolissima riflessione, molto personale. La sera in cui al Teatro Ariston Rosario Fiorello e Amadeus scesero in platea per venirti a salutare, confesso, mi è scesa giù la lacrimuccia. È come se una persona mia, a me cara, io non t'ho mai visto in vita mia, è la prima volta che ti parlo, è come se un mio parente fosse andato in pensione, è come se una persona a me cara avesse raggiunto quel traguardo lì, e peraltro devo dirti è lo status di tutti gli italiani che ti vogliono ancora tanto bene. Grazie a nome veramente di tutti coloro che hanno seguito, sono cresciuti con le tue recensioni, con i tuoi racconti, con il tuo modo garbato, Dio ti benedica per questo, grazie per tutto quello che ci hai raccontato. Grazie a voi di cuore davvero per questo incontro. Grazie a te, ciao, buona giornata a tutti. Ciao maestro, grazie a Vincenzo Mollica. Ciao, grazie a voi, sempre Vincenzo. Grazie Paperica. Allora, Paperica. grazie a Vincenzo Mollica. Grazie Vincenzo, grazie mille, grazie davvero di cuore. Ma che bella telefonata. Insomma, vabbè, chi fa il mio mestiere, ragazzi, Mollica. Allora, andiamo, prima di chiudere, su www.blogsicilia.it, diamo un'occhiata alla nostra homepage, perché c'è una novità. Quel signore che vedete lì in alto, pelato, praticamente sono io, vabbè. Cliccando su Segui la diretta, partecipa anche tu, praticamente il martedì e il giovedì, quando siamo in diretta, basta cliccare su quel bottone giallo e praticamente entrate direttamente in diretta. Potete partecipare, oltre che a seguire, potendo dire la vostra attraverso i messaggi, alcuni di questi li abbiamo letti al buon Vincenzo Mollica. Covid-19, zona rossa Palermo verso la proroga, ci sono 255 casi ogni 100.000 abitanti, questo a quanto pare all'ultimo rilevamento, questo è il titolo che apre la nostra homepage, e poi si parla ancora di contagi, si parla di politica, si parla di tutto, scendendo ancora trovate poi la nostra diretta che racconta tutto questo. Allora, torniamo in studio, grazie davvero di cuore anche oggi a Emanuele Cammarata, il nostro pilota, a colui che dirige la nostra navicella spaziale, e grazie anche a Federico Del Popolo, alla nostra Daniela Pusciado, a Walter Giannò, a tutti i redattori di Blog Sicilia, agli amici di Modica, grazie, lasciatemi salutare Carmelo Narcisi di Radio Fantastica. Cioè, in questi 90 minuti io sono la faccia, il prodotto finale, bello, brutto, bravo, meno, decidetelo voi, però lasciatemi dire che dietro c'è una squadra pazzesca, ragazzi, io
no, ripeto, non so se sono il frontman migliore di questa squadra, però tutto quello che facciamo viene fatto bene perché dietro c'è un gruppo di persone incredibile. Ci vediamo giovedì con una nuova puntata. Grazie, fate i bravi, Dio vi benedica. Sigla, ciao, a giovedì.